Buonasera cari campioni, come state? Io non sto benissimo, sto passando le nottate a guardare video di canti di gola mongoli misto a canti folcloristici sardi. Dello, dello, della rodole, della rodella, della rodole, della rodella, della rodole, dello, della rodella, rodole. Attinamenta, risacconta un'atta e cantor se non ci soy mi vacchia. Dello, dello, della rodole. Ma a parte questo direi tutto bene. Ma in ogni caso non possiamo prenderci in giro, perché effettivamente vivere in quarantena è una cosa agghiacciante. E in questo video magari dovevamo parlare di politica, dovevamo parlare di Russia, di Stati Uniti, magari ancora di Cina, magari sempre di quella roba lì. Però sinceramente mi sono anche un po' stufato. Vi confesso tra l'altro che sta diventando molto complicato pure per me fare video, anche se il mio luogo di lavoro è comunque questo. Non uscire di casa, non riuscire a rielaborare le idee, non riuscire a trovare spunti, non riuscire a dividere il mondo del lavoro col mondo dello spasso, che è una delle cose più gravi che abbiamo in questo mondo di smart working, prodotto e apparenza, mi sta debilitando non poco. Anche per questo motivo vi annuncio che i video, almeno per tutta quanta la durata della quarantena, saranno di meno, semplicemente perché non ce la faccio e non voglio cacare fuori qualcosa che sinceramente potevamo evitarci. Questo non vuol dire che non vi farò compagnia, ho fatto una live di recente, magari continueremo a fare quelle, ma in generale rallenterò il colpo. In ogni caso, questo video ci serve per poter trovare una quadra per come sopravvivere a questa terrificante quarantena. Tanto per cominciare, ricordiamoci una cosa. Ovvio, la quarantena è una delle cose più spiacevoli che ci potessero capitare. Non vuol dire che c'è certo la polizia fuori che ci prende a calci, nonostante molti di noi si augurino esattamente questo. Non vediamo l'ora di diventare uno stato di polizia, come al solito. Ma in ogni caso, dobbiamo capire che questa quarantena è fondamentale proprio per evitare di aumentare i contagiati, evitare di far crollare il sistema sanitario nazionale e soprattutto per evitare di avere un tantino troppe morti di quanto non siano già terrificantemente necessarie. Di nuovo, lo avrete sentito mille volte, ma lo sottolineiamo ancora una volta. Non tanto perché, appunto, noi giovani magari possiamo per un attimo passarcela meglio, almeno a livello statistico, se verremo infettati, ma rischiamo di diventare dei vettori per persone un po' più anziane di noi che invece passerebbero un periodo non esattamente spassoso o, secondo alcuni, troppo spassoso. Quindi, mi raccomando, evitiamo di far collassare il sistema sanitario nazionale, cerchiamo di obbedire alle autorità per una volta e soprattutto cerchiamo anche di mantenere la calma e soprattutto di buttarci in deliri di stato di polizia e compagnia. Ma quindi oggi, come poter sopravvivere in quarantena? Allora, ora, come avrete scoperto nel corso della vostra esistenza, i genitori, i parenti sono gli amici che non ti scegli, non puoi evitarli, ci sono delle cose complicate da gestire con questa gente con il quale condividi un legame affettivo più o meno turbolento e soprattutto vivere insieme in maniera forzata, così tanto senza poter uscire fuori di casa e tirare un calcio al muro, comincia a diventare difficile, quindi è molto probabile che i conflitti, se non sono già aumentati, subiranno un'escalation non indifferente. Credetemi, se non è ancora accaduto, esploderete a un certo punto, quindi auguri. Ma invece queste cose possono essere vissute in maniera molto più serena. Come? Organizzando soprattutto gli spazi. Una cosa che io faccio, per esempio, è cercare di stare il più lontano possibile dal mio parentame, chiudendomi in camera, cercando di uscire il meno possibile, non tanto perché non li vuoi vedere, perché li odi o chissà quale altra cosa, magari invece potete trovare dei momenti meravigliosi in casa, guardando un film insieme, nel salotto, se avete un salotto, ma spesso e volentieri si tratta soltanto di creare una specie di stabilità emotiva. Nel momento in cui tu passi troppo tempo con il tuo, diciamo, compagno di cella, a un certo punto non lo puoi più vedere, quindi cosa fai? Cerchi di limitare il più possibile la permanenza con lui per cercare invece di ritrovarsi in momenti strategici: il pranzo, la colazione, la cena o il film insieme la sera, seguendo anche la logica di cercare di non disturbare gli altri il più possibile. Come? Beh, tanto per cominciare, ci sono delle cose che magari non ci rendiamo conto, ma possono essere terribilmente fastidiose. Per esempio, passare 10 ore sul divano, in salotto, a guardare la televisione a tutto volume, o in cucina, perché ci sono le persone con la televisione in cucina, stare lì costantemente a guardare le peggio cagate, può dare molto fastidio alla gente. Voi non ve ne rendete conto, se soltanto lì state guardando la televisione. Però il fatto di avere una persona che prende possesso di uno spazio pubblico e lo domina guardando la sua cosa quando tu vorresti guardarne un'altra, oppure passi, lo vedi ancora lì e poi cominciano a venirti i pensieri, no? Per esempio, perché tua sorella sono lì 3 ore che sta lì a guardare la terza serie di Dracula che fa schifo e non fa niente e doveva buttare fuori la spazzatura, cioè vaffanculo, e poi arrivi, gli gridi addosso che lei è una stronza e lei fa cosa? Come ti... si comincia a litigare. So...
cercate di rendervi conto di quando prendete degli spazi pubblici e li dominate, quindi fate veramente attenzione. Allo stesso modo, soprattutto lo dico se siete dei ragazzi che convivono o se siete dei, appunto, dei ragazzi che vivono ancora con i propri genitori, cercate di essere il più proattivi possibile per quanto riguarda la pulizia della casa. Ovviamente le situazioni sono ovviamente molto diverse, magari non so come dire, potete avere avuto fino all'altro giorno una domestica che veniva a pulirvi le cose, o invece è vostra madre o vostro padre che pulisce costantemente per una serie di cose, d'accordo? E si trovano adesso in una condizione in cui, a prescindere dal contesto economico che state vivendo, si trovano a dover gestire una situazione in cui sono tutti quanti in casa, tutti quanti sporcano, tutti quanti devono per forza fare paccottiglia, e quindi accadono due cose: o danno di matto cercando di pulire ogni cosa, o danno di matto cercando di spiegarvi perché dovete pulire ogni cosa. Quindi, per disinnescare questa ira, vi consiglio fortemente di essere il più proattivi possibile. Non lasciate che sia il vostro coinquilino a dirvi di buttare fuori la spazzatura, non lasciate che sia qualcun altro a ricordarvi di pulire i piatti, non lasciate che sia qualcun altro a dirvi di pulire il pavimento, di evitare di, sai no, trasformare la vostra stanza in un rifugio di capre. Quindi, veramente, cercate di essere il più proattivi possibile. Quindi questa era la casa, mentre invece se parliamo di quello che potete fare nel vostro tempo libero, ossia la vostra quotidianità. Una cosa che si tende a fare quando siamo rinchiusi in uno spazio, quando non possiamo lavorare, quando non possiamo essere attivi, quando non riceviamo quella forza che otteniamo quando facciamo qualcosa che effettivamente ci può interessare o meno, come il nostro lavoro o lo studio, appunto tendiamo ad abbrutirci, tendiamo a collassare, tendiamo a non fare niente e a subire passivamente le cose. Quindi quello che vi consiglio io è di stabilire una sorta di quotidianità ammorbidita, cercando di viverla il più possibile come una vacanza, cercando il più possibile di dimenticarsi i disagi dello stare in casa, con dei ritmi relativamente comodi. Per dire, non per forza bisogna svegliarsi alle 2 del pomeriggio e costringere gli altri della casa a chiedersi se devono preparare il pranzo per voi. Svegliatevi a un orario, diciamo, umano. Vi consiglio di svegliarvi a un orario umano intorno, non so, alle 10, anche alle 9, non è che dovete svegliarvi alle 6 del mattino, e cercate di fare tutta quanta quella serie di cose che solitamente fareste se foste al lavoro. Io, per esempio, la mattina tipicamente scrivevo i video, ma siccome mi sto abbrutendo e non riesco a fare questo lavoro, cerco di fare qualcosa che sia comunque simile ma che mi possa distrarre. Per esempio, riflettere su come potrà essere lo studio che volevo mettere su quest'anno, quindi appunto cercare un luogo da affittare, cercare su Pinterest quali potrebbero essere gli arredi, cosa mi metto dietro? Un pannello di compensato con il ritaglio di Adrian che mi dice che andrà tutto bene? Oppure mi metto una foto di Civati che anche lui dice che andrà tutto bene, però non so perché mi fido un po' di meno? Cose di questo tipo, si può pensare, si può ragionare, questo modo cercando di distrarsi. Poi a pranzo si pranza con la famiglia, se c'è la famiglia, o da soli, se sei da solo puoi comunque accendere la televisione soltanto quella volta nella mattina e guardare cosa accade nel mondo. Tra l'altro mi raccomando ragazzi, non guardate troppe notizie, perché i telegiornali hanno questo orribile vizio di cercare di fare sensazionalismo. Questo non vuol dire che non dovete informarvi sulle cose, soltanto cercate di non controllare ogni 2x3 qualsiasi sito di informazione, che sia Repubblica, La Stampa, l'ANSA o compagnia. Mi raccomando ragazzi, non rovinatevi il cervello in questo modo, se no non ne uscite vivi. Successivamente, invece, il pomeriggio potete provare a fare tutte quante quelle cose che vi eravate sempre detti che avreste fatto, magari la sera dopo, quando avreste avuto tempo, adesso devo lavorare, cose. Quindi tutte quante quelle cose che all'inizio ci sembrano delle incredibili perdite di tempo, nonostante noi ci diciamo che non siano perdite di tempo, sono utili, sono interessanti, ma adesso devo lavorare, quelle cose che ci diciamo dentro, no? Il nostro cervello da dietro dice no, è una perdita di tempo, fatele. Quali cose? Per esempio, banalmente leggere. Buttarsi veramente sulla lettura è una cosa semplicemente fantastica che potete riscoprire. Lo so che avete sentito questo consiglio mille volte, ma davvero, provateci. In particolare vi consiglio di buttarvi, se li avete in casa perché non potete uscire di casa, ovviamente, vi consiglio di buttarvi sulla narrativa, sui romanzi, sulla lettura che vi possa portare il più lontano possibile. Io, per esempio, ho ripreso The Dom di Stephen King, che non è particolarmente riuscito come L'ombra dello scorpione. Sono arrivato a questo agosto, ero arrivato a pagina 500, poi l'avevo bloccato, cioè, no, senti, basta, è interessante, che l'ho ripreso e me lo sto divorando il più possibile. Sono cose che nutrono il cervello, sono cose che vi portano da un'altra parte, vi fanno sentire in un altro mondo, siete contenti e state lì, e non è che semplicemente passate il tempo, no, siete attivi, immaginate questa cosa, è uno spettacolo. Quindi davvero, se potete leggete, anzi se potete leggete, e soprattutto
soprattutto buttatevi sulla narrativa e cercate di andare il più lontano possibile. Vi sconsiglio in questo modo anche i saggi politici, scientifici magari anche, perché vi possono riportare sempre a questo problema. Cercate veramente di staccarvi. Ovviamente non solo libri, cercate di buttarvi in realtà anche su tutti quanti i videogiochi che avete lasciato in sospeso. Io per esempio cosa ho fatto? Mi sono rimesso a rigiocare tutta quanta la serie di Life is Strange, come al solito meravigliosa. Mi sono ripreso anche la vecchia stagione di The Wolf Among Us, che a quanto pare la Telltale è risorta, quindi faranno uscire una seconda stagione tra 6 anni, tipicamente, quello è il loro tempo di pubblicazione. Quindi davvero qualcosa che vi porti il più lontano possibile e che vi faccia stare il meglio possibile. Ora ragazzi, come avrete intuito tutti quanti questi consigli, quindi darvi una quotidianità, svegliarvi a un certo orario, andare a letto a un certo orario, cercare di distanziare gli spazi, cercare di essere più proattivi, cercare di andare lontano in quelle cose che noi non vogliamo mai affrontare, appunto i libri, le cose, sono fondamentali perché vertono sul principio di stare il meglio possibile. La ricetta per abbrutirsi, per stare male in questo momento è proprio deliziosa, ok? Fuori sta soltanto un attimo finendo il mondo, no scherzo, però appunto c'è una situazione che non deve essere sottovalutata, i giornali continuano a buttarci addosso un sacco di roba, un sacco di materiale, un po' perché sì, perché è quello che devono fare i giornali, un sacco perché c'è questa cosa del giornalismo che tende a sensazionalizzare le cose, spesso anche a spaventare, mettendo poi sotto degli articoli in cui cercano di contranquillizzare le cose. Non dico ragazzi di nuovo, non informarvi, ma cercate sul serio di non preoccuparvi troppo. Cercate di limitare il tempo in cui state a controllare questa roba, cercate di staccarvi, pensare che ci sono delle persone che stanno veramente organizzando la cosa, la stanno gestendo e sono degli eroi di fatto, e quello che voi potete fare lo state già facendo, ossia stare in casa, stare tranquilli e migliorare, anche appunto una cosa che potete fare anche per voi è cercare di migliorare i rapporti che sono magari un po' più incrinati con i vostri familiari, dove è possibile, se è possibile, altrimenti no, ve ne state separati, ne state tranquilli, vi vedete soltanto a un certo punto e cercate di sopravvivere, perché sì ragazzi, ne usciremo in un modo o nell'altro, quindi davvero, occupatevi ma non preoccupatevi, state il meglio possibile, cercate davvero di migliorare il più possibile le vostre giornate, non abbruttitevi troppo, mi rendo conto, per molti, per condizioni appunto che sono quelle che sono, possono essere economiche, familiari, di tensioni non indifferenti, è molto difficile. Quindi cercate anche lì, è un po' come la terapia, no? Anche se c'è un problema grosso, voi cercate di fare anche la più piccola cosa che vi possa far stare meglio. Veramente, davvero, è fondamentale questo. Quindi rilassatevi, fate le cose e siate il più sereni e più felici possibile. Ok? Ora ragazzi, ringrazio infinitamente tutti quanti i Patreon meravigliosi che supportano questo canale, questi ragazzi fantastici che appunto sono fondamentali anche per evitare questi rischi che ogni tanto YouTube mi demonetizza i video e quindi non sai come gestire la cosa, poi me li monetizza, poi me li demonetizza di nuovo, le revisioni funzionano. Invece grazie a Patreon davvero c'è anche un incremento, ci sono nuove persone che stanno arrivando nell'ultimo mese e mezzo che è veramente incoraggiante perché vi ho parlato dello studio che voglio fare tempo fa, perché questa cosa è possibile proprio grazie a voi. Bisogna vedere molte cose, ci sono molte incertezze, però se si continua così sono veramente molto incoraggiato e quindi non posso fare altro che ringraziarvi enormemente. Vi lascio ovviamente il link per Patreon in descrizione. Davvero ragazzi, cercate di nuovo essere più felici. Se avete qualche consiglio da dare, che state facendo, qualcosa che state facendo che vi rilassa, vi permette di vivere meglio questa quotidianità, il link, potete lasciare un commento sotto in descrizione. Quindi, non in descrizione, sempre col descrizione, lasciate un commento, ok? Fateci sapere come state felici, cazzo! Io adesso tornerò alla mia musica throat. Sardinian Mongolian stuff. Quindi, sì. Pizzi out. Grazie mille.